Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. Il mistero della Genesi, dove nascono gli dèi, che cos'è il mito e come si può riuscire a scardinare il velo del mito stesso per arrivare alla conoscenza primordiale, quello di cui ci occupiamo in queste ultime puntate a Rebus, questioni di conoscenza. E allora torniamo ad Atene, torniamo al cuore dell'Acropoli e al Partenone, simbolo della Grecia e simbolo anche di tutto il pantheon delle divinità greche ed elleniche, alla figura di Atena e alle tante similitudini che ha con altre divinità delle antiche civiltà. Vediamo. L'Acropoli, che è proprio il cuore della città di Atene, è stata ornata dai monumenti di Fidia e dei migliori scultori e architetti del V secolo a.C., proprio del periodo che viene definito come il secolo d'oro della democrazia ateniese, ed è proprio sotto questo aspetto che è il simbolo della civiltà greca, della nostra cultura e propriamente della nostra città. La storia però dell'Acropoli va avanti nei secoli, inizia praticamente dal secondo millennio avanti Cristo, quando vengono fatte le prime costruzioni sull'Acropoli, e continua fino al 1830 quasi, perché l'Acropoli non è solo un monumento dell'antichità, dell'età classica. L'Acropoli è stato il centro, il cuore della città di Atene dall'antichità fino all'età contemporanea. Questo non è soltanto il luogo simbolo della civiltà dell'antica Grecia, ma è anche forse il cuore pulsante del mito di Atena, perché appunto il suo monumento più importante, il Partenone, prende il nome proprio da una delle tante accezioni e definizioni della dea Atena. È così, giusto? È giusto, è giusto. Atena era per gli ateniesi un po' quello che è la Madonna per i cristiani. Ha tanti aspetti, ha tanti attributi, tanti aggettivi che la possono descrivere. Abbiamo Atena Polias, che è l'Atena dea della città, della polis. Abbiamo Atena Pallade, come era venerata proprio nel Partenone, insieme all'aspetto di Atena Parthenos, Atena Vergine. C'è allora quest'altro aspetto di Atena, dea della guerra, perché Atena era pronta a combattere per la sua città prediletta, che era proprio Atene, la città che gli ha dato il suo nome. Atena è anche forse uno dei tanti anelli di congiunzione che è possibile individuare tra la civiltà dell'antico Egitto e la civiltà dell'antica Grecia. Ce ne sono tanti di questi punti di congiunzione, ovviamente, sia in Egitto che qui in Grecia, però la definizione di Atena Parthenos, cioè di Atena Vergine, è una delle definizioni che più si allacciano al culto di Iside, la madre della vita, della terra, che per gli antichi egizi era un po' una delle divinità più importanti. È la stessa cosa anche per Atena? Elementi della personalità di Iside troviamo anche in altre divinità greche. Per esempio c'è Era, la moglie di Zeus, sorella e moglie di Zeus, come Iside è sorella e moglie di Osiride, che anche lei diventa vergine bagnandosi nell'acqua del fiume Lucius ogni volta che partorisce un figlio. C'è anche Demetra, che è dea dell'agricoltura. Nel culto di Atena ritroviamo proprio questo lato, questo carattere di Atena, Parthenos, Atena, dea della saggezza, figlia di Zeus. Partenone, perché una delle tante accezioni con cui veniva definita Atena era quella di Atena Parthenos, cioè Atena Vergine. Così come vergine era Iside, pur essendo riuscita a concepire la manifestazione del Padre Eterno Supremo sulla terra, cioè Horus, così come vergine è la Maria che concepisce il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo. Similitudini che tornano, simbologie che si ripercuotono attraverso i tempi, i millenni. Tutto questo che cosa deve suggerirci? Ma relativamente ad Atena, secondo me, la civiltà ellenica ha mostrato maggiore sincerità rispetto, o una maggiore apertura rispetto alla civiltà egizia e alla civiltà poi cristiana, perché sia pure giusto il parallelo tra Iside, la Vergine, e Atena,
ne denunzia la nascita. Atena nasce dal fatto che Giove ha un gran mal di testa, Zeus, e ha un tale mal di testa che convince Efesto a spaccargli la testa con la sua ordinaria accetta, e dalla testa spaccata di Zeus si scopre che il motivo del mal di testa era Atena, che esce quindi dalla testa di Zeus. E questo è molto interessante perché spiega anche, si collega bene con la verginità di Atena, perché Atena è un'idea, è un pensiero, è una creazione, non è una divinità reale. Che viene dalla parte alta della testa. Esatto, e quindi essendo Atena un pensiero, una scintilla, una creazione dell'intelletto divino, non dell'intelletto umano, poi viene associata dai latini a Minerva, perché le radici MN del sanscrito, i latini erano una popolazione di origine indo-ariana, sono le origini della sovranità divina. Manu era il grande legislatore dell'antichità, è all'origine Manetone, è all'origine della legislazione dell'Oriente, quindi voglio dire Minerva era la dea, anche questa è una dea originaria, è una dea dell'intelligenza divina. E sotto questo profilo diciamo che la figura di Atena, che è la figura chiave della cultura greca, è veramente la figura chiave, si delinea molto. C'è un altro piccolo particolare che riguarda Atena, che forse è interessante sottolineare. Nel nostro reportage, nei nostri studi lì ad Atene, abbiamo avuto modo di confrontarci con un'altra definizione che viene data ad Atene, ed è quella di tritogenia. È una definizione che ancora gli studiosi accademici non hanno chiarito definitivamente in modo oggettivo, ma secondo alcuni starebbe a significare il fatto che Atena è stata concepita tre volte. A ricordare ancora una volta la triade divina, quella del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quella di Iside, Osiride e Horus e così via discorrendo. Anche in questo caso su Atena vanno ad assommarsi, diciamo così, le simbologie universali che fino ad ora abbiamo ritrovato fin dalla notte dei tempi. Non è un caso. Ma nel linguaggio dei simboli universali il triangolo è la prima figura geometrica. Prima esistono delle figure che noi non sappiamo concepire. Un po' come la piramide di Piranesi. Che sono il punto e la retta, ma il punto e la retta non racchiudono uno spazio, quindi non sono entità. Il triangolo è la prima delle figure geometriche. Allora, andiamo di nuovo ad Atene, ritorniamo in particolar modo sull'Acropoli, perché cerchiamo di capire di più e meglio le particolarità importanti e salienti del Partenone. Il Partenone, con questa sua definizione appunto legata al nome di Atena Partenos, percorre buona parte della storia della Grecia, arrivando fino all'epoca cristiana, precristiana, fino addirittura all'epoca medievale delle crociate, perché appunto oltre a essere stato un tempio dedicato ad Atena, poi nel corso dei secoli diventerà addirittura un luogo di culto della cristianità, quindi percorre tutti questi secoli in lungo e forse anche in largo, è così? Mm-hmm. È vero, è vero. Infatti la storia dell'Acropoli e in particolare del Partenone è in realtà la storia della nostra città, cioè iniziando dal V secolo a.C., il momento più felice nella storia di Atene, il momento in cui gli ateniesi hanno respinto i persiani e sono fieri, ovviamente orgogliosi di questa vittoria, che li rende però più seri, più, come dire, anche più coscienti delle loro responsabilità storiche. Il lutto della guerra li ha provati. Li ha provati, è vero, anche perché una guerra è sempre una guerra, anche se finisce con una vittoria lascia cicatrici che è difficile, insomma, guarire. Lascia morti, lasciò la città distrutta, Atene pagò cara questa vittoria, due volte fu bruciata e totalmente distrutta dai persiani. Gli ateniesi, tornando dalla battaglia di Salamina, trovarono una strage qua, non c'era più nulla, le loro case bruciate, le tombe aperte, vandalizzate, e sull'Acropoli i persiani avevano bruciato e rotto tutti i templi, le statue, cioè questo antichissimo centro di culto degli ateniesi, era stato totalmente distrutto, devastato dai persiani.
Gli ateniesi, infatti, dopo la battaglia di Salamina, seppellirono con gran rispetto e affetto quasi i frammenti di queste statue e dei monumenti, diciamo, preclassici dell'Acropoli in cavità naturali della roccia, dove rimasero sepolte aspettando gli archeologi che le riscoprissero nel XIX secolo.